Dylan Dog numero 443, gli indifferenti di Porretto Mericone con i disegni di Armitano. Parliamone insieme dopo la sigla. Bentornati su No Mamma Mazzo, bentornati nella rubrica Fumetti e nella rubrica Dylan Dog, serie regolare. Dopo che abbiamo parlato appena, non so, 15 giorni fa, forse anche meno perché l'ho letto in ritardo, del Dylan Dog 442 bis, che tra l'altro sta alle mie spalle, torniamo a parlare della serie regolare. Prima di addentrarci però nel vivo della discussione, vi invito sempre ad iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che ve frega, di condividere il video con tutte le persone che amano Dylan Dog e che sono curiosi di scoprire cosa sta portando questo nuovo vecchio corso, questo vecchio nuovo Dylan, e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero e in generale anche di tutti gli altri. Vi ringrazio, approfitto per ringraziarvi innanzitutto perché la rubrica Dylan Dog è sempre quella più vista, e poi anche perché ho avuto di recente un netto calo di iscritti. Probabilmente YouTube ha fatto un po' di pulizia di account fake, quegli account inutilizzati da anni, grazie anche al vostro iscrivervi costante sto risalendo molto bene in quest'ultimo periodo, quindi sono molto contento. Prima di iniziare a parlare della storia, vorrei farvi notare una cosa che spero abbiate notato tutti, perché tendenzialmente se l'ho notato io l'hanno notato tutti, però mi piace tantissimo che in questa frenata di metropolitana, perché qui è chiaramente che o il treno sta andando troppo veloce o ha frenato bruscamente, quindi tutte le robe sono in giro, sembra di stare nello spazio, nella stazione spaziale. Tra le varie cose che orbitano attorno a Dylan Dog c'è anche un fumetto a cui hanno messo la copertina dell'Alba dei Morti Viventi, ovvero il primo numero di Dylan Dog, fantastico inside joke che c'è sulla copertina. Ma andiamo proprio a parlare del numero. Voglio subito dire una cosa. Con questo numero, Barbara Baraldi, la nuova curatrice di Dylan Dog, anche se, ripeto, per carità, questi sono numeri che sicuramente saranno stati pronti da Mo, saranno stati pronti, non so, saranno stati scritti ancora sotto la guida di Recchioni. Poi non so adesso come funziona bene, se Barbara Baraldi ha approvato qualcosa nel finale a livello di rifiniture, però chiaramente i disegni sono stati ancora sotto la cura di Recchioni. Però questo per dire che comunque Barbara Baraldi ha scelto questa storia, ha provato questa storia come una delle prime del ritorno al classico, e questo secondo me è una grande dimostrazione che ci vuole dire Dylan torna al classico nella sostanza, quindi la sostanza di Dylan Dog tornerà al classico. Dylan Dog sarà sempre fluido, mutevole, sarà anche un po' servo della storia, avrà le sue fondamenta sui suoi principi, il suo essere vegetariano, lo abbiamo visto anche in questa storia, il suo essere astemio, ma poiché è ex alcolista, avere come miglior amico il suo mentore, l'ispettore Block, che è come un padre ma non è suo padre, e avere come miglior amico e assistente l'insopportabile Groucho, e farsi appunto carico di tutte queste, come si dice, di tutte queste particolarità che lo rendono il Dylan Dog che tutti conoscono a livello anche di icona pop italiana, quindi giacca nera, camicia rossa, jeans, Clarks, eccetera eccetera, maggiolone decappottabile, che tra l'altro anche qui per l'ennesima volta si guasta per far partire la storia, ma mi piace la variante in cui Dylan è costretto a prendere la metro. Però nella forma intendo dire nella modernità,
Dylan Dog continua a essere innovativo, continua a essere nuovo, e qua più di tutti fanno da padrone, da questo punto di vista della novità della storia, le tavole di Armitano. Le tavole di Armitano le ho apprezzate da morire. Nello scorso video in cui parlavo di Calia, che appunto, per chi non lo conoscesse, è un fantasy, è un fumetto fantasy, ho detto: cavoli, queste tavole sono così belle che le avrei volute vedere a colori. Ora, in Dylan Dog, in questo numero di Dylan Dog, non posso dire la stessa cosa, perché questo numero rende il meglio di sé in bianco e nero, ma in alcune tavole, che poi magari vi indicherò, avrei preferito anche qualche interludio a colori, proprio per rendere di più anche la modernità del disegno di Armitano. Allora, qua si parte subito con una vignetta molto grande, che fa capire ci fa entrare già nel vivo della storia, con un Dylan Dog già disperato, per poi andare un pochino in flashback. E dato che si parla di, come si può dire, un flashback di un flashback, abbiamo queste due tavole centrali che non hanno i tipici bordi arrotondati, come è tipico il flashback della Bonelli, ma addirittura qua abbiamo una specie di patina, come se fosse appunto nella mente di Dylan, che sta cercando di ricordare, per appunto mostrare anche a noi lettori quello che è successo di nuovo alla sua macchina. Ecco, questo trattamento della vignetta mi è piaciuto un casino. E poi appunto le tavole sono molto molto dinamiche, pur seguendo una linea regolare, classica, a 6 bonelliana. Questa è una linea classica bonelliana, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Però questa tavola lunghissima che ripercorre la scala mobile, dove Dylan Dog sta scendendo e c'è questo tizio, che poi sarà colui che farà partire la storia, che viene verso Dylan Dog in tutta fretta, la verticalità di questa tavola fa percepire tantissimo la corsa verso Dylan Dog di questo individuo, ed è una bella giocata tra quello che deve trasmettere la vignetta in quel momento e quello che sta accadendo. Quindi mi piace vedere in Dylan Dog l'uso sapiente delle vignette. Un'altra cosa ancora, che adesso sfoglio così evito di dimenticarmela, che mi è piaciuta molto, vabbè, sono i contrasti tra il dentro la metropolitana, il fuori la metropolitana. Per esempio qua abbiamo tre vignette orizzontali, nell'ultima si vede proprio il treno che passa con Dylan Dog visto da fuori, mischiato tra la folla, una persona tra tante che risalta ai nostri occhi perché lo conosciamo, ma che potrebbe essere benissimo uno dei tanti che sono all'interno del treno. Quest'altra vignetta dà proprio il senso di spaesamento che si prova in una metropolitana, in un treno della metropolitana, quando si è all'interno e c'è tanta gente, si cerca posto e non è né troppo vuota ma neanche troppo piena, quindi ci si può guardare in giro e si vedono tanti sconosciuti con la faccia persa nel vuoto. Questa tavola mi ha ricordato anche molto la tavola che viene citata all'inizio dalla Baraldi su Dylan Dog in metropolitana, che è questa, anche se appunto ha un taglio molto più moderno, c'è un'inquadratura dall'alto. Però ecco, non so se è stato voluto l'omaggio, però mi ha ricordato molto quella tavola. E infine, parlando di tavole, un'altra cosa che mi è piaciuta un sacco, ed è qua che dicevo avrei apprezzato anche che queste vignette in particolare fossero state a colori, ma non avrebbe senso che ci fossero solo alcune vignette a colori e altre in bianco e nero, però per darvi un'idea di quanto lo considero moderno questo stile, da pagina 47 a pagina 49 c'è una frenata del treno. Vedete proprio che la vignetta si restringe, si spezza in base alla sirena. La sirena è come se fosse il cambio binario, fondamentalmente. Qua vediamo appunto che si spengono le luci ogni volta che cambia il binario, e qua vediamo che la vignetta è sempre più corta. Ma la cosa che mi è piaciuta tanto non è tanto questa sequenza di vignette, che comunque ho imparato a apprezzare di recente grazie a chi me l'ha fatto studiare, grazie a chi me l'ha fatto imparare, quindi saluto e ringrazio Silvia Califano, ma mi piace anche il fatto
che prosegua. Vedete, cioè non aveva. Questa vignetta qua è assolutamente inutile dal punto di vista della trama, ma il fatto che ci sia dà proprio la continuità del treno nella storia è quel tocco aggiuntivo che anche nei film, i registi, ci sono delle cose che dici, ma perché serve questa cosa? Sembra inutile, invece aumenta proprio l'immersione nella storia, e questa è la stessa cosa che ha fatto Armitano. L'altra cosa è che, appunto, se voi sfogliate il fondo delle pagine è sempre scandito da questa, io la chiamo frenata perché mi sembra una frenata, dal cambio del binario. Per 3 pagine, le ultime 3 vignette sono fatte in questo modo, e questo proprio dà il senso di ripetitività. Di giorni tutti uguali che Dylan sta vivendo nella storia, e questa è davvero essere legati tra storia, tavole, vignette, disegni in un unico grande insieme. E non è scontato quando appunto il disegnatore e l'autore sono due persone diverse. Qui c'è proprio una grande sinergia che mi è piaciuta un casino. Ah, scusate, mi stavo dimenticando una cosa che davvero non pensavo di vedere in Dylan Dog nella serie regolare, senza la dirigenza, la curatela di Recchioni. Ma c'è stata una cosa che abbiamo avuto molte sperimentazioni con Recchioni, ma io onestamente non ricordo di aver visto una cosa del genere, a livello di modernità sulle pagine anche più sperimentali di Dylan Dog. Abbiamo una doppia splash page, ragazzi, sulla serie regolare. Cioè, guardate che figata questa tavola. Ripeto, perché questo numero rende tantissimo in bianco e nero. Ma ci sono delle pagine che, dove il colore lo vedi tu con la tua testa, perché sei abituato che le splash page sono solitamente opere da comics americani, quindi sono fatte per il colore, eccetera, eccetera. Quindi il colore lo percepisci lo stesso. Quindi davvero, davvero tanta roba. A livello di tavole, di disegni, ecco, a livello di tavole, ma anche di disegni, questo numero è tanta roba. Le espressioni facciali che fa Dylan Dog sono spettacolari. Il cambio che fa Dylan Dog durante il procedere della storia è bellissimo, perché è sempre più magro, la barba sempre più sfatta, e anche la luce che cade sul volto di Dylan Dog è davvero spettacolare. C'è anche una piccola inside joke sul fatto che, siccome a Dylan sta crescendo sempre di più la barba in modo sfatto, Block dice a Dylan: ma hai ricominciato a bere? Perché comunque tutte le volte che Dylan non si rade, è perché è simbolicamente per noi lettori, è perché si è ributtato nell'alcolismo. E quindi c'è questo inside joke, ma anche perché per simboleggiare che questa vita sembra quasi è qualcosa che ti distrugge come l'alcol. Allora, eccolo qua. Questo intendevo con la luce che cade sul volto di Dylan. Questa vignetta io la inquadretterei, la metterei in un quadro, da tanto che è bella. Dà proprio quel senso di quotidianità tipico che si vive, quotidianità distopica che si vive in una metropolitana, ed è fantastico. La luce che illumina lo sguardo vacuo di Dylan Dog. Bellissimo, bellissimo. Ma torniamo a parlare della storia. Cioè, torniamo, iniziamo a parlare della storia. La storia di per sé, sarà un po' più breve perché mi sono dilungato tanto nelle tavole. La storia di per sé, chi mi segue lo sa, io non sono tantissimo fan della scrittura di Porretto e Mericone, nel senso che solitamente gli argomenti che trattano non sposano tantissimo il mio gusto. Però non posso in questo caso non apprezzare come hanno trattato la storia, come hanno trattato l'argomento. È molto bello anche trovare, diciamo, l'orrore nella quotidianità, che è una cosa tipica che deve fare Dylan Dog. Loro in questo caso l'orrore l'hanno trovato appunto nella quotidianità della routine, nella quotidianità delle nostre vite, che in questo caso sono rappresentate da una metropolitana quasi diabolica, una metropolitana che va sempre in avanti, che non torna mai indietro, che è simbolo anche della vita che scorre, che non si può cambiare, un binario che cambia da solo e che ci separa tutte le volte senza che noi lo decidiamo. Quindi è rappresentativa tantissimo appunto
di una vita, probabilmente di una vita che non si è scelta, di una vita a cui siamo andati incontro. Lo vediamo benissimo nelle tavole finali, quando Dylan in qualche modo è convinto di essere riuscito a salvarle queste vite fermando la metro, quando poi alla fine vediamo cosa ha realmente fermato la metro, scopriamo che Dylan, quando crede appunto di aver salvato queste persone, noi vediamo la vita di queste persone, vediamo che anche se sono tornati alla loro vita di tutti i giorni, è proprio dalla loro vita di tutti i giorni che loro volevano scappare andando in metro. Ed è molto probabile che tutte queste persone, nella realtà dei fatti e non nella sovrannaturale che abbiamo vissuto attraverso gli occhi di Dylan, tutte queste persone ci si siano ammazzate sotto la metro proprio per fuggire alla vita che stavano facendo. Vediamo il tizio che ha avuto un passato da sportivo agonistico, che ha vinto dei premi per il nuoto e ora è in un cubicolo a lavorare come impiegato con lo sguardo vuoto che guarda la tele, si alza, fa colazione, va a lavorare, arriva la sera, guarda la tele e così via e così via. Una madre che è quella che aveva perso le gambe nel treno, che ha una foto di un bambino felicissimo, ma che contrasta con il bambino che invece non smette mai di piangere, e lei è lasciata sola a se stessa, nessuno che l'aiuta, nessuno che gli spiega cosa deve fare per far smettere di piangere questo primogenito, proprio anche perché si vede che è una nuova mamma e quindi sta affrontando qualcosa di più grande di lei, qualcosa che non conosce ed è in preda alla disperazione, che poi sappiamo in certi casi porta alla depressione postparto e a dei casi di cronaca molto gravi. Un ragazzino che si lamentava che sua madre non lo riconoscesse più, fondamentalmente è perché in questa vita che sta facendo sente in sottofondo che sua mamma prima o poi non si ricorderà più il suo volto, la classica frase che dicono le mamme, perché il figlio è alienato dalla vita, perché sta tutto il giorno in camera a giocare ai videogiochi, e qua non c'è nessunissima critica sul fatto che lo faccia, ma il modo in cui lo fa, ovvero in un modo non sano, cioè in un modo che non lo fa tornare ogni tanto alla vita, diciamo, reale, non lo fa parlare con altri, ma lo fa immergere totalmente in un mondo di finzione, non accorgendosi delle persone reali che lo amano attorno a sé, in questo caso il genitore. Ma è una cosa tipica dell'adolescenza, però ci sono alcuni casi un po' più gravi. L'anziano che appunto deve combattere con la tecnologia in questo sistema anche sanitario che è sempre più informatizzato e che lascia fuori gli anziani. Io di lavoro questa cosa la vedo tutti i giorni. Ci sono degli anziani che non hanno un'email, ma per fare qualunque cosa hanno bisogno di un'email. Questo anziano è da solo, è malato. Non c'è nessuno che gli spieghi che cos'è un'email, non c'è nessuno che gli spieghi come crearla e l'impiegato al telefono non lo sta aiutando neanche un pochino. E infine, classica cosa che appunto in Dylan Dog si è vista e stravista, una ragazza che passa la vita a divertirsi nel senso più letterale del termine, il concetto di divertimento che vedremo sul dizionario, ovvero scatenarsi, ballare, eccetera, fino all'eccesso, ma è un divertimento che nasconde una sofferenza, un divertimento che vuole scacciare un senso di solitudine che tra l'altro lei appunto vuole colmare anche con l'uso della droga per poi finire in overdose. E se non c'è una bella overdose in Dylan Dog non siamo contenti. Ecco, tutte queste vite che lui ha salvato dalla metropolitana, ma in realtà vediamo come stanno andando realmente, vediamo che in realtà non c'è nulla di bello da essere salvato, che è un po' quello che si è detto anche a metà del numero. Vediamo quell'impiegato che aveva moglie, che ha moglie e figli, ma a quanto pare è malato, probabilmente ha un tumore. E infine il prete che aveva perso la fede, scopriamo perché ha perso la fede, perché ha dovuto seppellire probabilmente non neanche il primo, ma uno dei tantissimi bambini, una delle tantissime bare bianche che gli hanno fatto perdere la fede. Il gesto del prete che al confessionale molla il crocifisso e l'appoggia sullo sgabello è molto simbolico, è molto emblematico. E infine non manca lo splatter, c'è in alcune tavole, ma soprattutto nella tavola finale dove vediamo l'amara fine di Tom, questa persona che Dylan Dog stava cercando e che è la reale persona che ha fermato il treno under meno 1 o under 1 e che in un certo senso ha salvato tutti gli altri. Dylan anche in questa storia è spettatore degli eventi, ma noi non ce ne accorgiamo fino alla fine e Dylan Dog si rende conto appunto del problema alla fine,
con la lacrima che sfora la vignetta e va nel canaletto. Molto, molto, molto bello. Appunto, ripeto, la storia non è una storia che io sceglierei di vedere, un argomento che io sceglierei di toccare, perché magari ho altro gusto a livello di horror, di soprannaturale, eccetera, ma che ho apprezzato tantissimo per come è stato trattato sia nella storia, sia nella forma, sia nella sostanza che nella forma delle vignette. Quindi complimenti a tutti, mi è piaciuto molto, 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 molto. Un numero che con tutta la mole di cose da leggere a livello fumettistico e a livello anche generico, quindi di informazioni in tutti i media che ci sono in questi giorni, non risalterà come sarebbe risaltato negli anni 90, ma questo credo che invece negli anni 90, se fosse stato tra i primi 100, ce lo ricorderemmo ancora. E è questo che serve a Dylan Dog. Quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, io non mi dilungo più di così, mi sono già dilungato tantissimo, io con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.